Gli anziani della Spezia sicuramente non si annoiano in città, tantissime le attività che li hanno coinvolti durante questa estate, un'estate calda, ma grazie ai due principali centri della città, quello di via Corridoni in piazza Brine dove siamo venuti questo pomeriggio e quello del Favaro, anche l'aria condizionata ha sicuramente permesso una piacevole estate. Al pomeriggio giocare a tombola, c'è fresco. Io ci vengo da tanti anni che vengo qua. Perciò io sono una delle più vecchie di qua, delle più vecchie intendiamoci, di anzianità qui dentro, non di anzianità poi tanti. C'è l'oasi, che poi ci sono anche persone che vengono a mangiare perché si prenotano, dei signori che in casa magari hanno caldo, qui invece c'è l'aria condizionata, si sta bene. Tante le attività organizzate dal Comune della Spezia con Anteas che coinvolgono gli uomini e le donne che frequentano questi centri, come il gioco delle carte, la tombola, i tornei di burraco, ma anche tanti momenti dedicati al ballo. Lei invece è conosciuto come DJ, grazie alla sua musica qua tutti il sabato ballano. Sì, tutti il sabato. Cioè io sono sempre qui, sempre puntuale, sempre... Volontario, certo. Invece sì. La musica? La musica, sì. Gli anziani alla Spezia non si annoiano, due i principali centri, non gli unici certamente, dove gli anziani, donne e uomini, si ritrovano per stare insieme e per impiegare il loro tempo libero in tantissime attività. Esatto, questo centro, quello di Piazza Brin e anche quello del Favaro, rimangono aperti tutto l'anno per dare un servizio agli anziani, soprattutto d'estate, che è un periodo dove gli anziani soffrono un po' di più per comunque l'importante caldo. Questo sono dei punti dove gli anziani possono venire e stare tranquilli e divertirsi. Peraltro gli anziani saranno anche impegnati prossimamente in una trasferta a Bayreuth dove porteranno uno spettacolo di canto. Andiamo a Bayreuth, facciamo un gemellaggio con altri centri a Bayreuth e allora ci prepariamo con la nostra insegnante che è Antonella Romano. Quante sono le persone che usufruiscono proprio di questi centri? Sul territorio spezzino funzionano 9 centri e gli iscritti sono circa 1200. Durante l'estate però restano attivi solo due centri sociali, il centro sociale di Piazza Brin e il centro sociale del Favaro, che hanno la possibilità di locali climatizzati e quindi ospitano tutti quegli anziani che per vari motivi, perché sono grandi anziani, non si spostano dal tessuto cittadino. Quindi offriamo l'opportunità di una frequentazione giornaliera con la possibilità di trasporto dal casa al centro sociale, che noi chiamiamo durante il periodo estivo area oasi, ormai da parecchi anni, ormai attivi già dal 2004, e giornalmente il centro sociale di Piazza Brin e quello del Favaro hanno una presenza che va intorno ai 55-60 persone che frequentano giornalmente.